Ben ritrovati a seguire il TG2000, buonasera. Dedichiamo l'apertura del giornale all'emergenza smog. A Milano il sindaco Sala annuncia un allargamento del divieto di fumare all'aperto. A Roma il blocco di tutte le auto diesel non migliora la qualità dell'aria. Oggi però è arrivata la pioggia sulla capitale e domani giornata senza auto. Il servizio è di Nicola Ferrante. Milano dice stop al fumo, duro giro di vite. Sin da subito chi ha la fermata dell'autobus oppure mentre si sta in coda per altri servizi comunali non potrà più ingannare l'attesa accendendosi una sigaretta. L'annuncio che ha animato il dibattito di giornata arriva dal primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, che si spinge anche oltre. Entro il 2030, aggiunge, blocco totale del fumo all'aperto. Il sindaco del capoluogo lombardo ha spiegato di voler inserire il provvedimento nel regolamento comunale di imminente approvazione legato ai temi dell'aria e del clima. E di più, precisa di non voler ridurre la questione ambientale solo a traffico e riscaldamento, ma anche, ad esempio, a fuochi d'artificio e forni a legna delle pizzerie. La polemica tiene così banco proprio in giornate segnate da una cappa di smog che avvolge il nord Italia. Nel grigio dello skyline di Torino si leva, ad esempio, la proposta di tagliare i punti della patente a chi viola i blocchi del traffico. A Firenze i livelli PM10 superiori in tutte le centraline non solo della città ma anche dell'Interland, 8 comuni pronti a prorogare il blocco auto. Stessa situazione nella capitale, dopo 4 giorni di blocchi oggi si è tornati a circolare, ma i valori di polveri sottili continuano a essere sopra la norma. E domani confermata la domenica ecologica, stop a tutti i veicoli dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Anche se fermare le auto non è risolutivo, spiegano i tecnici, nel mirino riscaldamenti e stufe a pellet altamente inquinanti. Solo la pioggia che cade da stamattina potrebbe aver cambiato lo scenario. La speranza è che l'acqua ripulisca l'aria. Ci sono due notizie di cronaca in primo piano. La capotreno di 25 anni aggredita a pugni su un convoglio all'altezza di Seregno in Brianza. Nessuno è intervenuto ad aiutarmi, lo dice la stessa operatrice, anche il sindacato FIT CISL di Como. La capotreno aveva invitato a sedersi un uomo che era sdraiato sulle poltrone. Al suo rifiuto gli ha chiesto il biglietto, che però non aveva, quindi l'aggressione. La donna ha riportato una prognosi di 10 giorni. E a Bologna la Digos e la Polizia Postale stanno svolgendo accertamenti sul profilo Twitter Claudio 8013, che il 16 gennaio scorso ha postato una foto con distintivo e pistola in mano, spacciandosi per poliziotto con un testo in cui attacca le sardine. Sardine che domani terranno un evento proprio a Bologna. Gli accertamenti devono verificare l'autenticità del profilo e nel caso appartenga davvero a un poliziotto, nel caso si trattasse di un poliziotto, appunto, scatterebbero misure disciplinari. Papa Francesco ha incontrato in Vaticano i pescatori marchigiani di San Benedetto del Tronto che raccolgono anche i rifiuti di plastica in mare. Il pontefice li ha ringraziati per il loro impegno. Il vostro lavoro, ha affermato, va protetto e valorizzato. Sentiamo Paolo Fucili. Duro e rischioso lo è sempre stato come mestiere, ne parla anche il Vangelo in molti passi. Anche il mio predecessore Pietro era pescatore. Uscire in mare col buono e il cattivo tempo, ci vogliono passione e sacrifici, affrontando anche qualche pericolo, condividendo coi propri cari difficoltà e precarietà. Francesco parla così oggi coi suoi ospiti, una delegazione di pescatori con vescovo e sindaco arrivati da San Benedetto del Tronto. Categoria significativa sono le parole con cui li accoglie nella vita sociale di questa città delle Marche. Oltre al pesce, pescano anche e portano a terra per farla smaltire l'immondizia che inquina il mare e finisce nelle loro reti. Plastica soprattutto e non solo. Da maggio scorso ben 24 tonnellate. L'operazione a pesca di plastica che avete effettuato in forma volontaria è un esempio di come la società civile locale può e deve contribuire ad affrontare le questioni di portata globale.
Non perdeteli, esorta ancora Francesco, i valori preziosi della vostra fede, la religiosità popolare, la famiglia, la solidarietà. Il pensiero va ai primi discepoli di Gesù, pescatori chiamati a seguirlo mentre sistemavano le reti sul lago di Galilea. Mi piace pensare che anche oggi, quanti tra voi siete cristiani, sentiate la presenza spirituale del Signore accanto a voi. I lavoratori italiani sono tra i peggiori in Europa per quanto riguarda il livello di istruzione. Secondo i dati Eurostat, solo un quarto degli occupati dichiara di avere la laurea. Migliorano la situazione le donne con la laurea, sono poco meno di un terzo degli occupati, a fronte del 40% in media dell'Europa. A Barletta, tuttavia, 9 dei 13 assunti al concorso come netturbini dalla locale azienda di servizi ambientali hanno la laurea in tasca e due di loro, pensate, con 110 e lode. Il tema di una tassa sull'ombra non esiste. Il nuovo canone previsto dalla legge di bilancio sostituisce i tributi locali TOSAP e COSAP, derivando dagli stessi presupposti impositivi. Per questa ragione può colpire solo le fattispecie già gravate da TOSAP e COSAP, tra le quali non è compresa l'occupazione tramite balconi e verande. È quanto precisano fonti del Ministero dell'Economia a proposito del rischio di una tassa sull'ombra di balconi e verande. Abbiamo pagina domani a Berlino, la conferenza per la pace in Libia, ma alla vigilia dell'atteso vertice potrebbero esserci degli ostacoli a causa della decisione del generale Haftar di chiudere i flussi di petrolio. Sentiamo Antonio Soviero. Il premier libico Fayez al-Sarraj e il generale ribelle Khalifa Haftar parteciperanno al vertice sulla Libia di domani a Berlino. Lo ha confermato poco fa ai giornalisti il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas. Resta ancora incerto se i due siederanno insieme al tavolo delle trattative. Ma c'è ancora chi nutre dubbi sulla presenza nella capitale tedesca dei due rivali libici. È una vigilia di tensione dopo la mossa a sorpresa di Haftar, che ha ordinato il blocco delle esportazioni di petrolio da 5 porti del nord-est del paese africano. La compagnia petrolifera nazionale NOC non ha potuto far altro che dichiarare lo stato di forza maggiore e la chiusura dei terminal petroliferi del Golfo di Sirte. La stretta ai rubinetti del petrolio costa alla Libia una perdita di 55 milioni di dollari al giorno e le conseguenze per il popolo saranno devastanti, denuncia l'ONU. Il ricatto di Haftar rischia di far saltare la conferenza tedesca voluta con forza proprio dalle Nazioni Unite. A poche ore dall'inizio si moltiplicano le indiscrezioni sulla bozza del documento finale. Chi ha letto le carte afferma che nel testo si parla di nuovo governo di unità nazionale, nuova costituzione e sanzioni per chi alimenta la guerra, e il riferimento è soprattutto a Egitto e Turchia, schierati con armi, uomini e mezzi, con Haftar gli egiziani e Sarraj i turchi. A Beirut sono sfociate nel caos le manifestazioni di protesta nei pressi del Parlamento. Le forze di sicurezza libanesi hanno lanciato gas lacrimogeni e usato gli idranti negli scontri con i manifestanti, ci riferisce Marco Burini. In Libano le fiamme sono ancora molto alte, segno che le proteste iniziate 3 mesi fa non erano un fuoco di paglia, anzi. Dopo un momento di calma, quando sembrava che la classe dirigente fosse disposta a riforme autentiche, sono riesplose in questa che i manifestanti hanno definito la settimana della rabbia e che si chiude in queste ore con scontri violentissimi nel centro di Beirut, a 2 passi dal Parlamento, visto come il palazzo del potere da assaltare e non il luogo della rappresentanza da difendere. Perché i cittadini libanesi, molti dei quali giovani e istruiti, non ne possono più di un sistema bloccato, clientelare, che ha portato al collasso l'economia e in cui la religione è diventata sinonimo di spartizione. Il primo ministro è un musulmano sunnita, il capo del Parlamento un musulmano sciita e il presidente della Repubblica un cristiano maronita. Proprio Michel Aoun ha appena ordinato all'esercito di intervenire per disperdere i manifestanti, dopo ore di scontri nella zona di Piazza dei Martiri. Un centinaio i feriti negli scontri che proseguono anche in questi momenti. La gente è piena di rabbia perché in banca si possono prelevare pochissimi soldi, i blackout elettrici si moltiplicano e tra poco potrebbe spegnersi anche internet perché l'operatore statale è a corto di soldi. E proprio in rete era nata la rivolta a ottobre. Rivolta che continua e si fa sempre più dura.
Manifestazioni di protesta anche in Cile contro il governo del presidente Piñera, iniziate 3 mesi fa dopo la decisione delle autorità di aumentare i prezzi dei trasporti pubblici. Testimoni e ONG denunciano pesanti repressioni delle proteste da parte delle forze dell'ordine. Ci racconta tutto Maurizio Dischino. 3 mesi di proteste in Cile. Ieri i manifestanti sono tornati in piazza nella capitale Santiago scontrandosi nuovamente con le forze di sicurezza in tenuta antisommossa. È dal 18 ottobre che il paese sudamericano sta attraversando una delicata crisi sociale e politica innescata dalla reazione all'aumento delle tariffe dei trasporti pubblici. La protesta ha incluso le richieste di riforme delle pensioni, dell'istruzione e della sanità. Ma ogni manifestazione si è trasformata in guerriglia, con provocazioni e atti di repressione violenta da parte della polizia. Io intendo. Capisco i cileni che non sono contenti di quello che hanno vissuto negli ultimi 90 giorni. Anch'io non sono contento, ha affermato ieri il presidente Sebastián Piñera, il quale nella notte tra mercoledì e giovedì ha presentato un progetto di riforma delle pensioni, ammettendo che il Cile è stato un paese ingrato con gli anziani. Piñera ha proposto un meccanismo il quale prevede che nessun pensionato possa prendere meno dell'equivalente di 195 euro mensili, cifra attualmente indicata in Cile come livello della linea di povertà. Ma al momento il progetto di legge non ha fermato la protesta della piazza cilena. 3 anni fa la tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga che provocò 29 vittime. Momenti di commozione oggi alla cerimonia con la quale si è voluto ricordare il doloroso evento e le persone decedute. Dopo la commemorazione delle 29 vittime davanti al totem dell'hotel Rigopiano è partita una fiaccolata fino alla chiesa parrocchiale dove è stata celebrata una messa. Le celebrazioni sono poi proseguite nel pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Penne. E tra le vittime della valanga anche una coppia, Silvana e Luciano, marito e moglie, parrucchieri di Castel Frentano. Elia, uno dei figli, ha rilevato l'attività dei genitori per continuare a tenere alto il nome di mamma e papà. Il servizio è di Barbara Masulli. È bello arrivare qui e dire ok, ce l'ho fatta, però è tutto quello che c'è stato prima, che c'è stato da quel 18 gennaio fino a oggi, che non è stato veramente semplice. Quel 18 gennaio di 3 anni fa Elia ha perso i genitori, Silvana e Luciano, uccisi da una valanga mentre erano in vacanza all'hotel Rigopiano di Farindola. Ha sentito la madre e il padre per l'ultima volta all'ora di pranzo nella chat di WhatsApp. Ti fa il video? Saluto quelli della chat. Ciao ragazzi, guardi come stiamo, le macchine stappate da neve. Poi ho avuto la chiamata di sera da una mia amica e hanno fatto il riconoscimento e poi ci hanno arrivato gli oggetti e hanno detto questo è vostro, sono morti. A 21 anni Elia, con l'aiuto del fratello, ha preso in mano l'attività di famiglia di Castel Frentano nel Chietino e non solo l'ha mandata avanti con successo, ma è riuscito anche ad aprire un altro negozio a Pescara. Le cose sono andate bene grazie all'inizio al supporto di tanti clienti che in maniera giusta e corretta ci hanno saputo dire dove sbagliavamo. Parlami un po' di Luciano, chi era? Era la parte noiosa e pignola della famiglia, nel senso buono chiaramente, nel senso che era quello preciso, puntiglioso, fe questo, fe quest'altro. E mamma Silvana? Era tanto empatica, sarà anche dal lavoro, sarà anche che c'è nata, non so, però era tanto empatica. L'ultimo dipinto che lei ha fatto, tra l'altro, si era dipinta alle mezze della neve, perché ultimamente aveva cominciato una serie di dipinti, dove lei si è autoritratti, diciamo così. Continua a nevicare di continuo. Io penso che prima o poi scendiamo. Come lo vedi il tuo futuro? Lo vedo facendo il parrucchiere, portando sempre in alto questo nome. È morta stasera Yolanda Di Tella, 86 anni, la mamma di Don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dalla Camorra 26 anni fa a Casal di Principe nella sua chiesa parrocchiale per essersi opposto ai clan. La signora Yolanda voleva vedere il figlio proclamato santo prima di morire, ma non ce l'ha fatta. Il processo canonico infatti è in corso. Il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, ha parlato spesso di Don Diana come di un martire. I funerali si terranno domani a Casal di Principe alle 15:30.
Torniamo a parlare del virus misterioso che ha colpito l'Asia. Esperti britannici ipotizzano una stima superiore a quelle ufficiali, che registrano solo 50 casi. E i contagiati potrebbero essere migliaia, come ci racconta Clara Iatosti. Ora il misterioso virus cinese comincia davvero a far paura, e non solo per le due vittime rese note dal governo di Pechino e i 50 pazienti dichiarati. In base ad un calcolo sui 3 casi esteri esportati in Thailandia e Giappone, scienziati dell'Imperial College di Londra parlano di oltre 1700 contagi. La proiezione è basata sul traffico aereo da Wuhan, 11 milioni di abitanti e uno scalo internazionale per il quale avevano transitato le 3 persone colpite all'estero dal virus della polmonite sconosciuta. Il nuovo ceppo virale non era mai stato identificato prima negli esseri umani. Di sicuro è della famiglia dei coronavirus, responsabile di malattie che spaziano dal raffreddore comune a malattie più gravi, come la SARS, 800 le sue vittime, e la MERS, la sindrome respiratoria medio orientale. Casi sospetti, ma non confermati, sono stati segnalati ad Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, Singapore, Vietnam e Nepal. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non esistono finora prove chiare di una trasmissione da uomo ad uomo. Gli Stati Uniti hanno intensificato i controlli sui voli da e per la Cina. Secondo il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, il rischio di esportazione di un caso in Europa è basso, anche se ci sono 3 aeroporti che hanno voli diretti con la città di Wuhan. Paolo e Timoteo, dopo 2000 anni di nuovo insieme, giunto ieri da Termoli alla Basilica di San Paolo fuori le mura, il pellegrinaggio del corpo di San Timoteo, figlio prediletto dell'Apostolo Paolo. L'urna è stata collocata sull'altare della conversione, dove resterà esposta alla venerazione dei fedeli durante l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani fino a sabato, 25 gennaio, quando Papa Francesco presiderà i vespri solenni ecumenici. Domenica, 26 gennaio, poi le reliquie di San Timoteo saranno trasferite nella Basilica di San Pietro per la Santa Messa celebrata da Papa Francesco in occasione della prima domenica della Parola di Dio. Compie 80 anni Iva Zanicchi, cantante, conduttrice televisiva, opinionista, una ricorrenza importante per l'eclettica artista emiliana. L'Aquila di Ligonchio, come per lungo tempo è stata soprannominata. Sentiamo Silvia Vitelli. Non dirò più parolacce. Questo è il fioretto che mi sono regalata per il mio 80° compleanno. Un proposito del genere non poteva essere che quello della vulcanica Iva Zanicchi. Vulcanica, sì, come descriverla altrimenti? Cantante dalla voce blues quasi tenorile, si potrebbe azzardare, donna di televisione che ha saputo conservare la genuinità della sua Ligonchio, dove nacque esattamente 80 anni fa. Prima cantante italiana ad aver tenuto un concerto al Madison Square Garden. La sua carriera decollò nel 64 con la cover di Cry to Me, Come ti vorrei. Come ti vorrei, vorrei, vorrei. No, la canzone era bellissima, ragazzi, questo blues, va. Però guardandomi qui ripenso a quanto ho sofferto, perché ero, non sembra ragazzi adesso, perché sono vecchia, ma allora ero di una timidezza spaventosa. Io dico, ma come ho fatto? Come ho fatto ad andare in televisione a cantare col pubblico, andare in giro? Poi piano piano adesso sono diventata sfacciata come una mosca. Ma allora ragazzi, ero di una timidezza. Sfacciata forse no, ma ruspante sì, e autoironica. L'unica ad aver vinto per 3 volte il Festival di Sanremo. La prima nel 67 in coppia con Claudio Villa. La canzone era Non pensare a me. Cantante sì, ma anche conduttrice per ben 14 anni al timone del quiz Ok, il prezzo è giusto. Eravamo una famiglia, una grande famiglia. E io spesso, quando ero in camerino che mi chiamavano, io porto sempre le ciabatte, no? Perché sai com'è? Entravo in scena con la ciabatta, senza accorgermi. Allora il regista, carino, poteva anche evitarlo, trac, andava giù e riprendeva le ciabatte. Auguri Iva, 80 anni e tantissima grinta, ancora da vendere. Il TG2000 termina qui, grazie per aver scelto la nostra informazione, vi auguro di trascorrere una lieta serata e una serena domenica. Arrivederci.